In questa nuova programmazione noi miriamo a due obiettivi. Uno è quello di creare rete tra le imprese e attraverso l'azione di animazione mobilitare gli cosiddetti stakeholders, i portatori di interesse a partecipare al processo di pianificazione, programmazione e progettazione, per investire al meglio nel territorio le risorse del programma Leader di cui disponiamo. In secondo luogo, noi abbiamo l'obiettivo di creare la possibilità di far diventare il GAL un'agenzia di sviluppo locale, collaborando con i comuni, con la provincia, per mobilitare in quel caso le risorse del FESR, cioè le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che finanziano la creazione di infrastrutture. Noi con questa nuova programmazione intendiamo favorire due concetti chiave. Il primo è quello della progettualità. Buoni progetti, cercheremo di metterli assieme in modo che si integrino in maniera funzionale tra di loro. Il secondo concetto di base è quello di costituire delle reti. Per quanto riguarda gli enti pubblici, i bandi saranno essenzialmente per piccole infrastrutture che dovranno servire agli enti pubblici, che dovranno essere di collegamento con le altre attività del GAL, mentre per i privati il bando che faremo uscire è la misura 6.4C, la prima parte del bando, perché lo divideremo in due parti, quella turistica che finanzierà essenzialmente B&B e servizi turistici, per cui andremo a finanziare nei nostri territori del GAL tutte le attività turistiche del territorio. In più, per migliorare l'attività di incrementazione turistica, faremo dei bandi di marketing territoriale, essenzialmente però non fatto alle singole imprese, ma fatto ad reti di imprese, per cui le imprese si mettono insieme per poter avere finanziato quello che loro serve, l'incoming, la fiera, tutto quello che potrà servire per migliorare l'attrazione di turisti nel nostro territorio.